in una fase pandemica così importante durante il lockdown, ci sono state delle famiglie che hanno chiesto per paura di sospendere l'attività di assistenza domiciliare. Io lo racconterò nella mia relazione di sabato. Una di queste famiglie, con un bambino più piccolo di quelli che io ho in carico adesso, la mamma mi disse chiaramente: io so che se mio figlio dovesse ammalarsi di Covid, tra un bambino sano e mio figlio, il bambino sano avrebbe in qualche modo la precedenza o la preferenza. Per cui io in questo momento non me la sento di correre questo rischio, quindi rinuncio all'assistenza integrata. Poi c'è stato tutto il problema di controlli programmati ospedalieri, perché sono bambini assistiti a casa, ma in cui l'ospedale gioca un ruolo molto importante con controlli periodici. Molti di questi controlli periodici sono saltati, non si è potuto fare, come dire, che ne so, l'elettroencefalo piuttosto che la risonanza o la visita col fisiatra ospedaliero per la prescrizione degli ausili. Quindi è stato un periodo molto difficile e molto complesso. Senza arrivare a situazioni di così alta complessità, basta pensare ai bambini autistici con le limitazioni all'uscire, all'andare in giro, a muoversi. E quanto può essere difficile avere un bambino di questa tipologia dentro casa per una famiglia 24 ore su 24? E allora parleremo anche di questo, come in un certo modo durante il lockdown è stata concessa la possibilità a questi bambini, a queste persone, di fare almeno il giro del palazzo.